Se vuoi preordinare Ultimate Team con prezzo vantaggioso, guarda il mio video dedicato a come acquistare il gioco per 30 euro e ti ricordo che puoi andare ad acquistare oggetti digitali su eneba.com perché trovi assistenza garantita, pagamenti garantiti e prezzo migliore del mercato. Tutti i link in descrizione. Tutte le principali novità di Ultimate Team FC24 in un solo video. Ufficiale, questa è la nuova animazione dell'apertura dei pacchetti in FC24. Torna quindi la schermata con nazione, ruolo, campionato, eccetera, per poi spoilerare il giocatore. Novità importante, qualora dovessimo avere un walkout, anzi due walkout nello stesso pacchetto, entrambi i giocatori ed entrambe le carte verranno spoilerate e mostrate nello stesso momento. Come potete vedere qua nel video che scorre, troviamo per esempio Haaland e Son. Chiaramente impossibile trovare un pacchetto del genere, ma questa è l'animazione ufficiale. Dimmi nei commenti se ti piace di più e se ti ricordi che si avvicina molto all'animazione dell'apertura dei pacchetti che avevamo qualche anno fa in Ultimate Team. Dimmi la tua, ragazzi. Questo che vedete scorrere qua sotto è l'aspetto del club del sistema di intesa in Ultimate Team. L'intesa rimarrà esattamente identica da FIFA 23 ad FC24. Verranno semplicemente implementate delle novità riguardanti le donne che faranno intesa con giocatori della stessa nazione e della stessa squadra. Quindi giocatore del Chelsea donna farà intesa con giocatore del Chelsea uomo. E inoltre verrà implementata una novità riguardante le icone. Le icone avranno intesa più uno a tutti i giocatori, intesa completa con giocatori della stessa nazione. Poi si vocifera anche la possibilità che un'icona che abbia giocato in vari campionati possa dare intesa maggiore a quei campionati lì, ma ancora non c'è stata conferma attraverso il trailer. Non ci credo, ragazzi, questa news è una bomba. Dovete taggare il vostro amico che giocherà le squad battles con voi, perché dal prossimo anno in FC24, ed è ufficiale, ve lo dico io, è ufficiale, le partite dureranno non più 6 minuti a tempo, ma 4 minuti a tempo. Quindi riduzione interessante, assolutamente interessante, anche perché le squad battles saranno integrate nel sistema Evoluzione, che ci permetterà di acquisire una carta a inizio stagione e upgradarla nel corso del tempo, completando determinati obiettivi attraverso le squad battles. Quindi tagga il tuo amico e faglielo sapere. Come funzionano le carte evoluzione in foot? Non sappiamo ancora come funzionerà la scelta iniziale. Nel trailer abbiamo Moukoko, che è il giovane giocatore del Borussia Dortmund, che possiamo upgradare completando determinati obiettivi, in questo caso in squad battles. Vi ricordo di guardare la news relativa alle squad battles perché è importantissima. Ad esempio, completando il livello 1 abbiamo più 3 tiro e più 1 piede debole. Acquisendo il livello 2, completando determinati obiettivi in termini di partite giocate, gol, assist, eccetera, otteniamo altri upgrade. Per quanto riguarda, per esempio, il livello 3, abbiamo più 10 fisico, più 5 passaggio e posizione alternativa a C o C. In questo modo, in maniera similare, funzioneranno le card Evolution, che potranno anche upgradarsi in termini di stile, cambieranno il design della carta. Confermato il restyling della sezione obiettivi, come potete vedere nell'immagine qua sotto, ed aggiunta la possibilità di utilizzare un pulsante per riscattare tutti gli obiettivi. Mamma mia, questa era una funzionalità che era una boiata e hanno aspettato anni per darcela, ma finalmente presente. Stando a quanto ci spoilera Foot Sheriff su Twitter, non esisteranno più le icone Prime e Medie, quindi ci sarà soltanto una versione delle varie icon e in più verranno chiaramente nel corso della stagione implementate nuove versioni, come è capitato quest'anno, magari con le icone Marvel, è capitato con le Fantasy, è capitato con le Footies, è capitato con i Mutaforma, che avremo nuove versioni di icon differenti, ma non ci sarà più la suddivisione fra base, media e prime. È secondo te una scelta giusta oppure no? Queste, ragazzi, sono tutte le principali novità di FC24 Ultimate Team. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un commento, iscrivetevi al canale per non perdere altri video come questi e vi ricordo di entrare nel nostro server Discord. È gratuito adesso, approfittane perché per FC24 faremo tanta compravendita e tanti crediti assieme. Vi aspetto.